Allora, intelligenza emotiva. Noi intanto stavamo spettegolando sull'intelligenza. Se per caso fanno come a Sanremo, che si sentiva cosa dicevano anche quando il microfono doveva essere spento, mamma mia, quanti scoop che verrebbero fuori! Vabbè, non li tiriamo fuori, lasciamoli lì sulle tipologie. Intelligenza emotiva, ovvero che cos'è per te? Sapersi rapportare agli altri in modo intelligente. Quindi non pretendere che uno capisca quello che io ho nella testa, non, Spiegarlo. ma, sì, magari spiegarlo, anzi, crea un'opportunità di raccontarsi, di raccontare agli altri e di capire anche cosa ne pensano gli altri su di noi. È un'apertura mentale, secondo me, in generale. Può essere che l'assenza dell'intelligenza emotiva, quindi del raccontarsi, rendere partecipe l'altro, possa essere un motivo di attrito in ambito di una coppia? Assolutamente, ma anche tra le coppie sì, storiche, sì, assolutamente. Ci sono molti esempi in questo libro proprio di come le coppie che non usano l'intelligenza emotiva siano su due binari paralleli ma staccati. Quindi sì, sono insieme, vanno insieme, però sono su due strade diverse, perché se non si riesce a entrare in empatia con il modo di pensare degli altri. Allora, le persone che non usano l'intelligenza emotiva sono anche quelle che, non riconoscendo le proprie emozioni, non sanno neanche esternarle. Perciò chi è davanti non riesce a capire quello che c'è dentro nella persona, perché lui stesso non le sa riconoscere, non le riconosce neanche la persona che è davanti. È una cosa che sembra complicata, ma in realtà è molto semplice, perché ci sono proprio anche degli schemini tecnici per imparare a capire le emozioni, ed è un Gestirle. qualcosa che tutti abbiamo gratis. Cioè, Ma non lo sappiamo volendo, utilizzare. volendo lo possiamo utilizzare gratis, è qualcosa che aiuta le persone ed è un libro che io mi sento proprio di consigliare, anche se non siete lettori, leggetelo perché è un libro interessante. Aiuta a tirare fuori quel qualcosa Sì. di inespresso che è sempre Sì. utile. Allora, invece di espresso ci sono le richieste delle Sì, persone, tante, vero? Allora, tante, tante. incominciamo un po' a vederne qualcuna, così anche raccontiamo chi sono. Ci sono profili nuovi, ci sono persone che sono ancora Ci sono precedenti. profili nuovi sempre Eccolo ogni giorno perché abbiamo tante richieste, tante persone che ci hanno salutato perché hanno trovato e tante nuove leve da qua. accontentare. Età Quindi, media delle nuove leve? di tutte le età, ne Ah, abbiamo quindi la veramente di tutte le età, sì. Allora, vediamo questa chi è. Anna 48, sono una donna di bella presenza, ci tengo all'aspetto e all'abbigliamento. Amo gestire la casa, andare in palestra, sono un amante del mare e del caldo. Cerco un uomo distinto, simpatico, con cui star bene. Lavora come impiegata, prima che ci chiedano se vuole solo andare in ferie. Ah, perché c'è già. Sì, è una bella donna, è bionda, con gli occhi nocciola, caschetto corto e cerca una persona comunque al suo livello. Lei è una persona spigliata, socievole e cerca un uomo distinto, simpatico, socievole, amante della vita come lei lo è. Ecco, la domanda che viene, ma una persona così, che in fin dei conti non è anziana e tutto, però 48 anni, immagino sia anche giovanile, no? Sì, 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 Come sì. Sì. tanti, ma come mai, quello che mi chiedono tutti, ma perché non ha trovato? Ma perché siamo in un mondo di invisibili? Siamo in un mondo dove siamo in tante persone, ma che se ne dica, le occasioni di incontrarsi veramente sono sempre meno Beh, nella vita reale. È se un posso, esempio, un esempio. la Pina che si è trovata con noi, che ha trovato con noi una persona con la quale ora sta molto bene, Ci ha fatto una abitavano, sì, bellissima, ci ha un fatto. bellissimo messaggio ringraziando anche le consulenti che sono state gentili con lei, è stata veramente Sì, tanto è carina. stato bello perché comunque poi quando ci ho parlato mi ha detto mi sono sentita proprio in famiglia, apprezzata, capita, ascoltata. Vabbè, comunque il succo è che la persona che ha trovato abitava non nella sua stessa via, in una via un po' più spostata, ma non si erano mai incrociati. Sì, è Quindi 200 metri in linea d'aria. con probabilità di vedersi è adesso altissima, si ma. vedono tutti i giorni perché giustamente, cioè, più vicini di così. Però, buongiorno carissime donne, volevo salutarvi con grande affetto. Ogni volta è sempre un piacere. Sono Giovanni, un pensionato di 72 anni, ma ancora sensibile alla bellezza. Grazie, che gentiluomo, che bel complimento. Un bacio Giovanni, grazie del tuo messaggio. 70 anni vengono? Sì, altro sì, sì. che.
Stamattina è 78. Ah, sei anche 80? Sì, quindi sì, a 80 anni c'è possibilità. Sto sì, sì, per tutti, veramente per tutti in forma trasversale c'è la possibilità per tutti. Cosa sì. cerca una persona di 70-80 anni soprattutto? Cerca la compagnia, perché a quell'età là hanno molto tempo a disposizione rispetto a quelli che vanno a lavorare o quelli che hanno bambini piccoli, quindi hanno molto tempo a disposizione e cercano proprio la compagnia, condividere il tempo libero, gli interessi, anche cose semplici a volte, ma a volte anche viaggi, ci sono persone che viaggiano o che hanno la possibilità economica per godersi la vita. C'è anche chi vuole trasferirsi proprio completamente. Certo, sì, 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 ah, quindi sì. Disponibilità anche a... C'è chi ha la casa in Sicilia e può ospitare, cioè ci sono persone che quando sono in pensione, diciamo, hanno tutta la vita davanti e vogliono goderla in buona compagnia. Assolutamente. Sì. Ecco, forse l'unico limite è l'aspetto economico a questo punto. Ma neanche, perché comunque le persone che si iscrivono da noi, se magari sono sole a una certa età, sono vedovi, quindi hanno comunque la casa di proprietà, hanno comunque una parte economica che gli permette comunque una vita agiata. Poi c'è chi può permettersi un viaggio al mese, chi un viaggio all'anno, però fanno una vita bella lo stesso. La vita è fatta anche di tante piccole cose, è fatta anche di Di piccole cose da condividere insieme, che è molto importante, che ti arricchiscono. Assolutamente. Cara Valeria, ti vedo spesso a Castelfranco e non ho il coraggio di salutarti. Sei forte e ti ammiro come donna. Baci, Franca. Ma Franca, ma dove mi vedi? Mi vedrai spettinata, perché io mi pettino solo per venire in diretta. Però ti riconosce. Franca, la prossima volta che mi vedi mi devi fermare e mi devi salutare. Perché io sono in svantaggio, voi mi vedete, ma io no, non è giusto così. Allora ti aspetto la prossima volta, considerato che mi dici che mi vedi spesso a Castelfranco, vuol dire che sei lì nei paraggi, mi devi fermare, come ha fatto una signora un giorno che ero al supermercato, stavo facendo la spesa, stavo scegliendo nello scaffale una cosa e la signora mi ha detto: ma sei Valeria, io sono una tua iscritta di tanti anni fa. Sì, sì, c'aveva, quando l'ho incontrata, ma sarà un anno fa, aveva 72 anni, mi ha detto: io sono una iscritta di tanti anni fa, ho trovato con te, ti vedo sempre in televisione e mi pareva che eri te, perché appunto quando non sono in TV non amo neanche truccarmi, quindi a volte non sembro neanche la stessa persona. NDR. Quindi dopo tanti e allora anni. Mi ha fermato, mi ha fatto un piacere immenso, veramente. Quindi ma ha trovato veramente la persona e si è sistemata. Sì, 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 era ancora insieme. Sì, 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 sì. Che bella questa cosa. Erano passati 15 anni perché era una delle prime. Allora, Valeria, dovresti tenere dei corsi di comportamento ai giovani, giovani d'oggi, che non conoscono le buone maniere, ma solo l'uso del cellulare. Quanto è bello parlare a voce anziché vivere via web. Questo bisognerebbe, anche a Bianca, bisognerebbe scriverlo nella Bibbia, questo, veramente. Però mi sento di dire che non sono solo i giovani, perché infatti. Io vedo anche tante persone mature, maleducate, che vanno a pranzo e mettono il telefono sopra il tavolo. Allora sappiate che anche quello è un grande segno di maleducazione, in primis per chi è insieme con voi a pranzo, in secondo luogo perché anche questi poveri camerieri si trovano, che hanno il problema che se cade una goccia d'olio sopra un iPhone sono 1.000 euro, voglio dire, tiralo via sto telefono. Ma anche perché vibra continuamente questo click. È una distrazione continua, quindi è sacrosanto quello che ha detto questo signore, però mi sento di dire non solo per i giovani. Bianca. È diventata un'epidemia, veramente, il telefono è diventata una brutta malattia. Vero. Cosa vero, anche in macchina, adesso questo c'entra poco con i sentimenti, però tantissimi amici miei hanno rovinato la macchina per sempre messaggiando. Ah, proprio per distrazione. E la cosa è abbastanza triste. No, anche pericoloso, perché poi sì, oltretutto, parte pericoloso perché magari è un tamponamento, una cosa leggera e vabbè, però potrebbe succedere anche di peggio, ma poi è proprio la banalità, cioè il messaggio lo puoi leggere anche quando sei arrivato, voglio dire, non starai mica 16 ore di fila in macchina, certo. No? Diventa una sorta di dipendenza. È una cattiva abitudine, veramente, e poi, è una cattiva abitudine. Personalmente, beh, io sono anche un po' deformata lavorativamente, nel senso che in ufficio comunque il telefono lo abbiamo sempre, quindi io quando arrivo a casa il telefono non lo voglio vedere, quindi vabbè, c'è un po', sono avvantaggiata da questo punto di vista. Però se stiamo veramente sempre sul telefono, anche quando abbiamo qualcuno davanti che mangia con noi,
è proprio, a me dà proprio fastidio. Cioè, sei con me 20 minuti, parlami. Se dovevi stare sul telefono, mangia da solo. E questo potrebbe far parte di un, tra virgolette, decalogo di comportamento, no? Di quando si conoscono delle persone. Infatti è inserito all'interno dei nostri consigli. Una delle prime regole è proprio lasciare il telefono nella tasca della giacca. Perché in un primo appuntamento, e più di una volta ci è successo che l'altra quando chiediamo com'è andata, come non è andata, le donne sono più sensibili a questa cosa, mi dice ma io non posso andare fuori con uno a cena e vederlo tutto il tempo sul telefonino. È la prima volta che lo vedo e già sta sempre sul telefonino. Figuriamoci dopo, esatto. Quindi telefono no. Eppure tutti sappiamo quanto sia fastidioso avere davanti uno che guarda continuamente il telefonino. Lo sappiamo tutti, perché a tutti in qualche situazione ci è capitato di avere davanti uno che uno o una di qualsiasi età che non ci dava retta e guardava il telefonino, e ci perdiamo un sacco di cose. Quando invece si guardano in viso le persone, come ha detto questo signore del messaggio, e quando osserviamo quello che abbiamo davanti, riceviamo un sacco di input positivi. Cosa che ci perdiamo quando... Magari anche se non sono positivi, ti fanno capire meglio la realtà e non incappare in errori magari. Certo. Volevo dirvi che ho un amico di 73 anni in pensione da 5 che invidio tantissimo. Mai visto uno divertirsi come lui. A me mancano ancora 2 anni e poi viva la pensione. Valeria, aspettami. Aspettami in che senso? Nel senso che io sono già pensionata. No, che al tempo di viva la pensione, sì, però in attesa della pensione, ricordatevi che c'è la vita lo stesso, quindi divertitevi anche prima e riservatevi. Ecco, a proposito del telefonino, il telefonino ruba la vita, perché tutte le ore che perdiamo a guardare gli affari degli altri, che non ci servono a niente, ci rubano ore di vita, ore che possono essere utilizzate molto meglio che per tutte le stupidaggini che si vedono nel telefonino, che servono solo alle multinazionali, a chi vende, a tutte le persone che vogliono creare invidia, e quindi è solo una perdita di tempo. Leggetevi un buon libro, uscite con un amico, andate a vedervi una buona pellicola, andate in piscina a nuotare, andate a correre, andate fuori a sviluppare la vitamina D, andate in bicicletta, andate, lasciate a casa il telefonino. Sì, beh, alla fine è vero, perché se si considera, adesso c'è anche il tempo di utilizzo nei telefoni, per cui hai anche modo di monitorare quanto tempo passi e a guardare cosa. Per cui io l'ho notato tempo fa ancora e ho deciso proprio di eliminare alcuni social, perché 2 ore al giorno per una settimana, per un mese, per un anno ma assolutamente. È un'infinità di tempo che butti. Ma anche solo il fatto, cioè hanno fatto proprio un conto di quanto tempo non solo i social ma anche tipo WhatsApp passato a guardare, certo, tutti questi gruppi, per cui uno alla fine si scrive un gruppo, 2 gruppi, alla fine 15 gruppi, passa ore. C'era una mia amica che mi ha mostrato proprio il tempo trascorso. Io ho detto, ma sei impazzita, è non hai tempo? E dice, non ho tempo, guarda, ho i figli, non ho tempo per fare sport, perché guarda, poi gli ho detto, ma fammi vedere, si parlava del cellulare, ho detto, guarda quanto tempo, 3 ore che hai perso, 3 ore sport. Hai voglia 3 ore di sport? Vedi una silhouette. Già abbiamo poco tempo e lo passiamo a regalarlo, esatto, ai social. Ecco, sì. Vabbè, detto questo andiamo in pubblicità, poi riguardiamo anche altri annunci.